Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare, la rubrica di informazione curata da Centro Abruzzo News. Questa sera un doppio appuntamento, due ospiti di rilievo e parleremo proprio di un argomento importante, la sicurezza stradale, ma anche la riforma della polizia locale. Con me Michele Sabatini, presidente regionale Abruzzo Associazione Polizia Locale. Buonasera. Buonasera. E Carmine Di Berardino, consigliere regionale Associazione PL. Buonasera a Buonasera. voi. Si è appena concluso il 20° convegno nazionale della Polizia Locale lo scorso weekend nello scenario suggestivo dell'Abbazia Celestiniana e siamo qui proprio oggi per parlare del tema di questo convegno, la Polizia Locale in vista della riforma, una forza di polizia o un particolare servizio comunale? Beh, qua bisogna subito chiarire un aspetto, no? Perché qualcuno poi ce l'ha posto un po' sto problema, nel senso che in qualche maniera forse il messaggio non è stato neanche chiaro, no? Nel senso che non si pone il problema se siamo polizia locale oppure degli impiegati comunali, no? Perché le funzioni di polizia locale le espletiamo quotidianamente in funzione di quelle norme che sono vigenti, tra cui la legge 6586, che è la legge guardia di polizia locale, Quella da revisionare da praticamente. revisionare, ma per adesso è, diciamo, la legge di riferimento per tutte le polizie locali d'Italia. Poi le altre funzioni, come polizia stradale, le svolgiamo in funzione del codice della strada vigente, poi altre funzioni di polizia giudiziaria. Quindi sono il codice di procedura penale, quindi diciamo non è questo il problema. Il problema si pone perché pur svolgendo tutte queste funzioni da poliziotti, praticamente non abbiamo le stesse tutele che hanno le altre forze di polizia dello Stato. Quindi è una cosa un po' non molto, come si dice, positiva per quello che è la categoria, perché facendo lo stesso servizio si rischia che un infortunio patito da noi non ha quelle tutele che ha, come dicevo, la Polizia di Stato. Chiaramente parliamo di incidenti, questo è un lavoro, voglio dire, che voi svolgete su strada, quindi potrebbe esserci un incidente su strada che però non viene riconosciuto come in altri corpi. Esatto, a noi è successo qualche, beh, sarà un mese fa, che praticamente una collega, nell'adempimento del proprio dovere, stava rilevando un incidente stradale, purtroppo l'arrivo di un utente con la propria macchina l'ha investita e poi dopo circa un mese è deceduta. Quindi praticamente le tutele, senza tutele, quindi la stessa famiglia adesso avrà dei problemi per quanto riguarda, tra virgolette, anche ciò che la compensazione, è brutto dirlo magari come termine, però la giusta compensazione per quanto riguarda l'aspetto economico. Cosa se fosse successo a un agente della polizia stradale, praticamente c'è una tutela specifica che in qualche modo copra tutti i disagi che una famiglia può avere nel proseguo degli anni. Secondo lei ci sono i parametri per poter revisionare questa legge? I parametri ci sono, però è una legge, quindi deve percorrere tutto L'iter, l'iter chiaramente. legislativo, che non è poco. Ci sono tutta una serie di disegni di legge che in qualche maniera vanno verso questo aspetto, però a noi urge che lo facciano Che subito, poi i questo aspetto. paradossi sono proprio questi. Dovrebbe essere una procedura snella, visto e considerato che comunque già sono in atto. Invece si tenta sempre di rallentare. Esatto, e quindi alcuni di noi cominciano anche a sentirsi figli di un Dio minore, e quindi da lì nascono pure dopo dei problemi legati anche all'attaccamento di quello che è la professione. Perché queste sono professioni che si fanno col Col cuore, no? cuore, con la passione, e quindi è importante che il legislatore ci sia vicino e quanto prima risolva questo grosso problema. Adesso stiamo guardando le immagini del convegno, un convegno gremito, il prefetto, le forze di carabinieri, polizia, ma anche il prefetto dell'Aquila con il commissario di Sulmona. Qual è stato il messaggio del Il prefetto? messaggio del prefetto è stato molto chiaro e molto vicino a quello che è la categoria. Poi non è da quest'anno, è da sempre che il prefetto
in tutte le nostre manifestazioni è presente. Anche su questa tematica, diciamo in qualche modo, ha capito quello che è il problema, ma il prefetto poi non è che è un problema di legislazione per risolvere questo problema quando riguarda le tutele. Tant'è vero, a breve ci sarà anche uno sciopero il 13 maggio a Roma, proprio per... Quindi prossimo. Sì, 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 il 13 maggio. Per rafforzare questa protesta e quindi esatto. Chiedere la revisione di questa legge che ricordiamo è la 65 dell'86. Esatto. Parliamo di sicurezza della strada, chiaramente un argomento importante, soprattutto in questi periodi con diverse riforme, ma parliamo anche di controllo per l'abuso di sostanze stupefacenti, scusate, in vista anche di questa nuova normativa che prevede l'arresto. Sì, il codice della strada è stato rivisitato proprio qualche settimana fa. E praticamente anche una serie di sanzioni che prima erano di natura penale adesso sono state depenalizzate, ovviamente non tutte. Questo anche per adeguare un po' il sistema del codice della strada italiano a quello che è il sistema europeo del codice della strada, anche perché non possiamo dimenticare che noi dobbiamo comunque quanto più possibile uniformare le nostre leggi, quindi in questo caso il codice della strada, a quelle che sono le norme comunitarie. Senta, si parla sempre di l'utilizzo di apparecchi elettronici per modificare quella che è la velocità sulle strade. Sul nostro territorio ce ne sono diverse. Chiaramente prima facciamo un discorso in generale e poi vorrei sapere da lei, perché a volte ci sono delle contestazioni su questi apparecchi, no? Chiaramente ti obbligano a rallentare, però poi l'utente non sa mai se ha effettivamente avuto l'eccesso con la propria auto e quindi multato oppure no. Ce lo spiega lei? Allora, bisogna innanzitutto partire da un concetto, che tutti gli strumenti in dotazione a tutte le forze di polizia, sia dello Stato che locali, sono degli strumenti di prevenzione. Comunque questa è la base principale su cui dobbiamo comunque porre le basi di qualunque tipo di discorso. È chiaro che il rovescio della medaglia della prevenzione è la repressione, perché va bene l'utilizzo di qualunque tipo di strumentazioni a livello preventivo, così come lei diceva, le postazioni che noi troviamo lungo le strade servono proprio ad indurre l'automobilista o comunque il conducente di qualunque veicolo a diminuire la velocità, specie nei centri abitati, perché bisogna ricordare che la maggior parte dei sinistri stradali avvengono nei centri abitati e anche quelli anche più gravi. Però è anche vero che si può incorrere in quello che è poi la sanzione, ovvero se io transito in una strada dove trovo una serie di postazioni e sono cosciente che sto andando oltre il limite che è prestabilito su quella strada, al codice della strada, ho forti possibilità che posso essere sanzionato. Ora, perché a volte avvengono le contestazioni? E qui potremmo fare un discorso molto lungo. Perché è vero sì che il codice della strada prevede che quando è possibile va fatta immediatamente la contestazione immediata, ma ci sono alcune infrazioni che non è possibile contestare immediatamente, in modo particolare se la violazione, lo strumento l'accerta una volta che il mezzo è passato dinanzi alla postazione in cui c'è lo strumento. Per cui è impossibile. Quindi non è detto che voi dobbiate stare lì sulla postazione per elevare la sanzione? Assolutamente no, assolutamente no. Per cui è possibile anche fare la contestazione differita secondo quelli che sono i dettami del codice della strada. Anche qui però si apre un discorso su quello che è la giurisprudenza, perché poi c'è una parte della giurisprudenza che adotta una linea, un'altra parte della giurisprudenza che adotta un'altra linea e purtroppo poi nel momento in cui bisogna affrontare caso per caso, perché comunque non tutte le violazioni, non tutte le situazioni sono uguali, sono le medesime, possono essere simili ma non saranno mai uguali. Per cui caso per caso poi il giudice o il giudice in caso di ricorso all'autorità giudiziaria o il prefetto in caso di ricorso all'autorità amministrativa andranno a giudicare caso per caso analizzando quelle che sono sia gli elementi riportati nel ricorso da parte del ricorrente
e sia la parte giustificativa, se così la vogliamo chiamare, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. L'incontro che si è appena concluso parla anche di preparazione professionale della polizia locale in un momento di riforma importante per il Paese. Chiaramente parliamo di preparazione professionale per chi è su strada come voi e che svolge, come abbiamo precedentemente detto, un lavoro importante, ma è anche vero che molto spesso gli interlocutori non sono così preparati al confronto con chi indossa la divisa. Oddio, questa è una bella domanda e diciamo che comunque la prima cosa è importante in questo contesto e l'associazione PL è una delle finalità, no? dell'associazione è quella di preparare bene, formare quelli che sono gli agenti di polizia locale, perché un buon agente di polizia locale formato sicuramente a sua volta riesce anche a dare dei messaggi positivi e tra virgolette formare anche l'utente, e questo praticamente porta a sì che si crea quella sinergia tra l'utente e l'agente che sicuramente creerà un aspetto meno conflittuale e quindi più costruttivo quanto riguarda la comunità e la società stessa. Ha ragione perché secondo me il dialogo poi è costruttivo, no? Esatto. Ma perché è capitato a me in città che attraversavo sbadatamente senza le strisce pedonali, chiaramente l'agente di polizia municipale mi ha rimproverata, ma mi ha rimproverata in un modo, voglio dire, educato. Quindi da allora quando vedo le strisce pedonali non penso più a passare dall'altro lato, ma passo sulle strisce. Senta, qual è il... voi lavorate ad ampio raggio su questo territorio, sì. Quali sono i disagi maggiori che si rilevano in questo territorio, che è un territorio abbastanza particolare? Particolare, io parlo un po' dell'esperienza che abbiamo all'interno delle Terre dei Peligni, l'associazione delle Terre dei Peligni, la polizia locale, che in qualche modo abbraccia 5 comuni, quindi può essere anche un riferimento, come si dice, da tenere presente, no? Sì. 5 comuni. Allora, uno dei problemi maggiori per un periodo noi l'abbiamo quando riguarda gli abbandoni dei rifiuti. Abbandono dei rifiuti così, cioè, che è legato molto a quello che è il senso civico delle persone, perché pensare parliamo che degli ingombranti? Ingombranti, ma anche gli urbani, anche i rifiuti ordinari. Cioè nel senso dice che comunque i cittadini non usano i cassonetti della spazzatura e magari li lasciano fuori, e per gli ingombranti non fanno uso del telefono, il numero verde, per far venire a prelevare, perfetto, e quindi trasportare in discarica. Perfetto, questo è il concetto. Perfetto, alcune volte magari preferiscono abbandonarli sulle strade e anfratti più remoti possibili del territorio, che crea un disagio notevole allo stesso comune, insomma, che poi ripetuto nell'anno ha il suo costo, insomma, tutta una serie ma di cose. Anche perché non è un bel biglietto da visita per chi arriva in questi territori, considerato anche il cuore verde d'Europa. Noi cerchiamo anche di fare attività di prevenzione sotto questo aspetto, perché controlliamo anche gli stessi cantieri, no? Perché molte volte troviamo rifiuti inerti, in particolare abbandonati, così che ti creano, parte come cittadino, un po' di rabbia ti viene, no? Proprio certo. Per vedere, ma diciamo che si deve fare un discorso molto educativo, no? Formare le persone affinché queste cose non succedano più, insomma. Questo è un aspetto, poi ce ne sono altri legato a quello che è il codice della strada in senso generale, come dicevamo prima, l'esempio delle strisce pedonali, ma la stessa cosa, no? Non si può, se c'è un divieto, no? Che mo torniamo all'odiato divieto di sosta, no? Ma sì, se c'è un divieto di sosta, no? Va rispettato, no? C'è un motivo perché c'è quel divieto di sosta, e delle volte, malgrado la nostra prevenzione, come dicevo prima, malgrado il fatto che all'utente gli fai capire, no, il perché c'è quel segnale, eccetera, alcune volte
si ripetono situazioni in cui lo stesso utente continua, ma si dice, a infrangere continuamente quello che è quella norma del codice della strada. Senti, per ciò che riguarda le cicche di sigaretta o Sì, i qui. cani, come siamo messi? Allora, cicche di sigarette, questa è la nuova normativa specifica da febbraio che è uscita da poco, eccetera. Oddio, a varare una normativa si fa subito, no? Poi applicarla è un po', come si dice, Anche perché io sono complicata, dell'avviso, anche questo è come il cassonetto della perché se spazzatura in centro storico, non ci sono città dove questi cassonetti si trovano due perfetto. Già a ho pochi capito. metri. Qua se uno fuma, ma perché mi ci va l'occhio, voglio dire, non trova dove buttare la cicca di sigaretta. E allora Allora che facciamo? ecco che io dico, c'è la norma, però le stesse amministrazioni devono un po' ripensare, no? I luoghi e allocarci poi quegli appositi, ma si dice, Posacenere. posaceneri che in qualche modo facilitano ancora il cittadino affinché si comporta in modo educato, no? Perché Quindi secondo lei l'italiano è più educato di un abitante, che ne so, dell'Austria? È cioè noi siamo più educati di uno meno educato, meno dell'altro. educato. Oddio, questo mo non lo so se in generale è sempre No, così. secondo lei influisce il fatto di vedere una città più pulita e quindi non viene Sì. la voglia di buttare la carta a Quella terra sì, o... quella sì. Cioè, se, questo è ormai ci sono degli studi che in qualche modo hanno evidenziato che se un luogo è mantenuto pulito in modo costante, il cittadino tende a mantenere. mantenerlo pulito, se no diversamente tende ulteriormente a A renderlo, sporcarlo sporcare di più. perché ci piace di più. La stessa domanda per lei. Io penso che dipenda anche un po' dal DNA che abbiamo come italiani. Però noi come associazione stiamo da anni facendo un'attività di educazione, perché nell'ambito dei progetti che portiamo nelle scuole di educazione stradale e di educazione alla legalità, parliamo anche di problematiche ambientali. No, Li fate qui anche a Sulmona? non li facciamo nei territori per quanto riguarda noi, nell'ambito dei comuni che aderiscono all'Associazione Terre dei Peligni, però altri colleghi lo stanno facendo anche in altre località in tutta Italia. Nell'ambito dei nostri progetti, praticamente noi, partendo proprio dai bambini della scuola dell'infanzia, quindi dai bambini di 3 anni, cerchiamo di vaccinare, uso questo termine, i bambini sin da piccoli a quello che è il rispetto delle norme, al rispetto della legalità, quindi formarli sin da subito affinché già quando arrivano a 14 anni, in cui dal mezzo della bicicletta passano al primo mezzo motorizzato, abbiano le dovute informazioni, la consapevolezza di quelli che possono essere i pericoli sulla circolazione. E anche il rispetto di quelle che sono le norme in generale, proprio come senso civico, e nell'ambito del senso civico anche tutta quella parte che riguarda la cura ambientale, quindi anche quello di non gettare nel loro caso dei ragazzi le carte oppure tutto ciò che hanno in mano e che solitamente, istintivamente sono portati a buttare per strada, ma noi cerchiamo proprio Ritorna quella famosa educazione civica che di incoraggiare. forse noi abbiamo studiato e loro non studiano più. Esatto, ma noi come associazione PL siamo proprio nell'ambito dei nostri progetti, che comunque fanno parte dei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, cerchiamo proprio di sopperire a quella carenza, che può essere quella carenza scolastica, con il nostro intervento del tutto gratuito, ma sicuramente a beneficio dei ragazzi oggi, ma anche delle generazioni future. Chiaramente abbiamo chiuso questo convegno, ormai da anni voi lavorate. Chiaramente quando si chiude una manifestazione di questa caratura si ricomincia già a lavorare per il prossimo evento. Quali sono gli appuntamenti? In Abruzzo, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'associazione PL Abruzzo, sicuramente avremo diversi appuntamenti su tutto il territorio regionale. Lì andremo ad organizzare delle giornate monotematiche dove verranno sviluppate e analizzate specifiche tematiche. A differenza del convegno nazionale che organizziamo a Sulmona, dove vengono
diciamo, approfondite diverse tematiche, nei seminari monotematici si prende in considerazione soltanto un tema specifico, sempre con un relatore altamente qualificato, così come sono quelli che sono venuti a Sulmona e quelli che comunque comunemente hanno sempre dato la loro disponibilità alla nostra categoria, e andiamo proprio a sviscerare dal punto di vista tecnico e giurisprudenziale ogni singola materia, al fine di rendere l'operatore di polizia locale sempre più edotto sulla materia e perciò rende sempre più facile anche l'applicazione e il lavoro quotidiano che poi bisogna andare a sviluppare. Sicuramente lo faremo sia nella provincia dell'Aquila ma anche in quella di Pescara, nella provincia di Terme e nella provincia di Chieti. Senta, invece facciamo una panoramica generale, chiaramente lanciamo un appello a chi dovrà rivisitare questa legge, perché è giusto, voglio dire, che il vostro corpo sia uniformato a quelli già esistenti. Ma se lei volesse lanciare un appello alle giovani leve della Polizia Municipale, che cosa direbbe? Ah, la prima cosa è una professione che bisogna espletarla con passione, perché sicuramente se vedono sotto il tutto, sotto l'aspetto economico, sicuramente non il sacrificio, no, che comporta questo tipo di lavoro, non viene sicuramente compensato, anche con tutte le possibili riforme che ci saranno in seguito, ma come io penso tutte le altre forze di polizia, perché sicuramente diamo sempre di più di quello che in qualche modo ci si chiede, no, a livello di contratto, di lavoro, oppure a livello proprio di ordine di servizio, perché è un lavoro che non è configurabile in alcuni confini. Quando uno si esce di servizio, sì, ci sono delle linee guida, no? Che un comandante, oppure in funzione di quelle che sono le esigenze programmate, però è un lavoro che ti chiede tanto, perché in qualsiasi momento ti varia quello che è il servizio stesso. E quindi lì un'altra cosa, che bisogna essere aperti, no? Sul piano mentale, e quindi a recepire tutta una serie di norme che in qualche modo ti possono favorire poi a essere sempre presente per quel problema che ti si pone. Questo viene molte volte sottovalutato, ma noi in qualche maniera in un servizio normale di pattuglia ti imbatti da quello che può essere un abuso edilizio, poi magari un incidente stradale, prima parlavi dei cani, anche con problemi legati al randagismo. Quindi noi abbiamo una vastità, no, di materie che girano intorno alla polizia locale, e quindi dico alle giovani leve, no, che entreranno in questo corpo di polizia locale, che ribadisco lo devono improntare a quello che è la passione. Facendo un passo indietro, abbiamo parlato di tutela ambientale, quindi riforma anche in questo ambito, nell'edilizia, ma anche nel riordino istituzionale in generale. Secondo lei che cosa ci vorrebbe per bloccare questo fenomeno per la tutela dell'ambiente, visto che comunque Sulmona e tutto il comprensorio del centro Abruzzo è oberato da ingombranti, soprattutto in queste cave che stanno sulla fascia pedemontana? Il concetto di prima, cioè bisogna prima non più andare perseguire, no, quello che è il problema, ognuno per proprio conto, dico ogni comune, no? Ecco, sarebbe fatto secondo me un discorso più sinergetico a livello proprio di ambito. Poi tutti i soggetti interessati, sedersi e cercare di creare un programma, no? Che coinvolge sia il magari Cocese, anche dei controlli a campione. Anche, sì, si possono, ma io penso che
se si riuscisse a coordinare tutte le forze presenti, secondo me si potrebbe fare un lavoro, come si dice, più puntuale. Ma il problema qual è? È uno solo, secondo me. Perché fino a quando non ci saranno servizi che sono H24, quindi in tutte le 24 ore, che in qual modo perseguono, no? Vanno a cercare di in qualche modo individuare, no? Io li chiamo maleducati, ma non voglio usare termini più pesanti. Termini italiano, quindi lo possiamo usare. Non riusciremo mai a debellare questo fenomeno, perché fino a quando abbiamo che il 70-80% delle forze di polizia fanno un servizio che alle 10 finisce, diciamo, un po' il controllo, allora ti prendono le misure, certo. E praticamente se noi lo vediamo, lo constatiamo, magari si passa di pattuglia alle 21, ma pure prima, alle 18, eccetera, un luogo è pulito, poi la pattuglia dopo, la mattina, passa e dice: comandà, ma guarda che in località fa la segnalazione, cosa c'è, si segnala magari un abbandono di rifiuti. Quindi si tratterebbe, ecco, di rendere tutto più sinergetico a livello... A parte la sinergia, invitiamo comunque i cittadini ad usare il senso civico e a rispettare chiamare i comuni di riferimento, che ci sono dei numeri verdi di riferimento, certo, che possono essere contattati per prelevare i rifiuti ingombranti. Siamo quasi in chiusura, ma per fare una panoramica generale su quello che è stato il convegno, volevo chiederle come cambia invece il controllo sull'edilizia? Questa è una bella domanda. Chiaramente a tratti generali, ecco. Allora, il controllo sull'edilizia praticamente segue la linea solita che è stabilita dal DPR 380 del 2000 o 2001, in questo momento mi sfugge, dove praticamente per quanto riguarda la polizia locale è quella della vigilanza, così come... è un servizio che spetta su tutte le problematiche amministrative e anche quelle etiche. Dopodiché si fa il rapporto ai sensi dell'articolo 27 del 380 alla responsabile dell'ufficio tecnico del comune o, in caso di violazione penale, all'autorità giudiziaria. Per cui grosse novità non ce ne sono, assolutamente. Per gli utenti cambia qualcosa. Per gli utenti cambia qualcosa. Sì, perché, che cosa cambia per gli utenti? Cambia per gli utenti perché, a secondo del tipo di lavoro che uno deve effettuare, ci sono deve vari, chiedere delle autorizzazioni, tipi di, quindi bisogna tipi informarsi. Procedimenti, quindi c'è la SCIA, la segnalazione inizia, c'è anche la DIA, qualcosa sì, che si chiama sì, così. Però il consiglio che diamo è di rivolgersi agli uffici tecnici di preposte, eccetera, perché magari uno pensa che magari per fare un qualcosa ci serve una concessione, magari poi ci serve una comunicazione magari anche semplice, no? In carta libera. Certo. Quindi è opportuno sempre chiamare gli uffici preposti che daranno delucidazioni sui vari argomenti. Anche perché, se mi permette di aggiungere, spesso tramite i social network arrivano messaggi molte volte non proprio precisi, chiaro, precisi. A volte si divulgano notizie dove sembra che qualunque attività edilizia diventa libera, quando invece poi ci sono sempre delle norme da rispettare, e quindi, come diceva Sabatini, è sempre bene andare presso i propri uffici comunali, in modo particolare per non incorrere poi in delle sanzioni per sciocchezze, verificare poi quali sono anche gli strumenti urbanistici locali, certo. Regolamenti locali che comunque vanno rispettati. Benissimo, io vi ringrazio, vi auguro di spuntarla in questa battaglia, speriamo, tra virgolette, e vi auguro un buon lavoro per le prossime iniziative. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi. A voi telespettatori lascio una buona serata e vi aspetto la prossima settimana. Arrivederci.